Eccolo, buongiorno a tutti ragazzi. Oggi faccio questo video perché sono stato preso senza che loro lo sanno, però hanno parlato di un luogo. In questi giorni sta succedendo uno scandalo perché un calciatore, io non conosco, si chiama Beiraghi, sul palastinco ha usato un simbolo dove purtroppo uno dei motivi perché l'Italia sta andando male è per colpa anche dei giornalisti che non si informano e scrivono baggianate per creare confusione. Quindi non sono leali perché si dovrebbero informare prima da dire determinate cose o chiedere magari ai sottoscritti in base a quello che è successo. Magari potremmo chiedere al calciatore di determinati loghi, perché hanno diffamato dicendo che il logo che è registrato dal 2010, il marchio del Legio Steam, della Legionaries League, è fascista. Ignoranti, tanto ignoranti, ma tanto ignoranti. Volete creare confusione per vendere striscioni, per far sì che la gente si incattivisce senza senso su cose che veramente scrivete senza motivo. Dovete farla finita. Ora vi faccio vedere perché. Questo simbolo qua è dal 2010 che esiste, Legionaries League. Poi c'è sotto col tricolore, perché è quello centrale che è Legionaries Team Roma. Non so per chi dove l'ha preso, però questo simbolo qui non è fascista. Ignoranti. E vi faccio vedere, c'ho anche le magliette. Questo è il logo. La Leone ha fatto dei simboli con il mio logo, che esiste dal 2010, che non è fascista. Ignoranti un'altra volta, ignoranti, sleali, pusillanimi. Il simbolo ve lo spiego bene, neanche dei 300, visto che non andate a informarvi, io vi spiego com'è il simbolo, come nasce nel 2010. Questo è l'elmo dei Spartani, siccome a me piace la storia, siccome mio figlio si chiama Leonida, ho dedicato questo simbolo ai miei due figli, Leonida e Marco Valerio. Era un centurione romano, che dentro c'è un legionario romano, quindi legionario romano e spartano. Mi dite dove sta il fascismo? Dove sta il fascismo? Ignoranti, dove sta il fascismo? Dovete farla finita di scrivere cose senza senso. Male informazioni. Ora, Beiraghi, io non so perché aveva quel simbolo sul palastinco, ma io sono contento se lui ha messo il simbolo mio di appartenenza, perché è registrato sul suo palastinco. Ma perché dovete dire che è fascista? Dove stanno questi simboli fascisti? Dove? La Legionaries League esiste dal 2009-2010 e chi è che conosce tutti i team d'Italia siamo apolitici, non ci può fregare niente della politica, ok? Quindi ci tengo, visto che mi sono arrivati tantissimi messaggi, ma tantissimi, di gente che mi diceva, visto che è successo, ok, il nostro simbolo non c'entra niente con il fascismo. Ignoranti, informatevi prima di scrivere cose senza senso. Ignoranti un'altra volta. Dai, condividete.